Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Beh, insomma, Blu è lì, io ho dormito questa notte qua davanti, a punto vendita, assistenza, officina Andrea Camper. Sono alle porte di Asti. Ciao a tutti, allora avete visto dalle foto iniziali, io sono, mi tolgo la mascherina perché abbiamo, manteniamo la distanza in maniera più ampia, sono all'interno di un ambiente che ha la ventilazione, quindi siamo in, come dire, in una certa sicurezza. Dove sono? Sono all'interno del nuovo, della nuova sede di Andrea Camper alle porte di Asti, in un paese che non è un insulto, né un piatto pugliese, ma dopo ce lo faremo spiegare bene dai proprietari. Giriamo la telecamera, state lì. Quello che vedete lì è il boss ed è ovviamente la sua vice boss. Piccola, Ok, perfetto, ci siamo. Come vedete le distanze sono più che ampie, nonostante questo alcuni di noi abbiamo voluto lasciare la mascherina per darvi un messaggio chiaro, insomma di doverla indossare per il bene di tutti. In realtà, come vedete, ci sono distanze abbondanti. Lei è il boss. Sapete perché è il boss? Perché quando voi entrate in officina, entrate qui nel punto, è tutto in ordine, non ci credete? Allora guardate quella... L'unico disordine è la mia colazione che ho lasciato lì, perché il resto è esattamente così. Una clinica pulita. Ora veniamo, immagino invece che ci sia dietro una forza lavoro, insomma uno di quelli che lei deve comandare. Anche a casa. Ok, va bene. Anche a casa. Va bene, allora siamo ad Andrea Camper nella nuova sede, vero Andrea? Voi l'avete inaugurata una settimana fa. Ok, quanti metri quadri è qua e che cosa trova la gente in primis? Allora, abbiamo una struttura di 4200 metri quadri, sì? In fase di ampliamento di nuovo. Ok. Amplieremo ancora di 200 metri quadri per quanto riguarda lo shop, ma okay, nei mesi successivi. Nella parte sopra, scusami, di shop è il piano di sopra, intendi? Esatto, al secondo okay. piano, al primo piano, c'è tutta la parte di shop. Attualmente abbiamo un'ala dedicata della struttura dove si trovano tutti gli accessori, ricambistica, i prodotti chimici, tavoli, sedie. E quella credo che troviamo la boss in gestione, giusto? Ok. Invece poi c'è l'officina dove ci sei tu e un'altra persona? Sì, siamo in due in officina. Io e William, l'officina per quanto riguarda tutta l'assistenza sia post vendita dei nostri camper e sia dei vostri camper che avete bisogno di fare delle riparazioni. Tu vendi anche dei marchi precisi e noleggi anche i veicoli? Esatto, abbiamo la flotta noleggio Challenger e avremo a breve la flotta Sunlight, siamo diventati proprio da pochissimo rivenditori autorizzati, quindi una concessione autorizzata Sunlight e gruppo IMA, per intenderci, per quanto riguarda il nuovo. Per quanto riguarda il nuovo, mi stavi dicendo? Sì, appunto, che varia dal furgonato, al van, al semi-integrale, al mansardato, al motorhome, tutto gruppo Sunlight. E invece ho visto che hai un'insegna di Membrapol, quindi immagino che nell'officina installerete anche quelli. Assolutamente sì, siamo un Membrapol Garage oramai da diversi anni, orgogliosi di esserlo, quindi siamo officina che possiamo rilasciare 10 anni. Senti, una delle domande che mi fanno è quanto costa impermeabilizzare il tetto di un camper? È vero che ci sono una serie infinita di variabili? Esatto, allora, le variabili sono tante, innanzitutto la lunghezza del camper e poi cosa c'è sopra il camper, perché sul tetto va smontato completamente tutto, quindi certo, smontiamo blò, camini, pannelli solari, antenne satellitari, antenne digitali, condizionatori, va smontato completamente tutto, quindi logicamente più roba c'è montata sul tetto, più roba va smontata, più ore di lavoro ci sono. Senti, invece, torniamo un secondo. Ok, allora un attimo che ci spostiamo dal vero boss. Allora, fuori ho visto
un camper, dico bene, dove è possibile fare un selfie? Sì. Ma chiunque può fare il selfie lì? Sì. Deve portare un pacchetto di figurine in omaggio? Una colazione? Un pacchetto di wafer, di Nutella, di biscotti? Può venire a fare il selfie normale. Anche okay. Sì, lo fanno più i grandi che i piccoli, è nato per i piccoli, ma alla fine sono sempre i grandi. Ok, allora dopo usciamo e andiamo a scoprire che cos'è questa cosa, ve lo racconto poi dopo. Allora, senti, voi siete aperti tutti i giorni. Siamo aperti tutti i giorni, tranne la domenica. Ok. E invece, per quanto riguarda il noleggio, avete dei veicoli specifici? Allora, appunto, come dicevo, abbiamo la flotta Challenger. Di cui diversi anni che abbiamo questa flotta qui, cioè non questa flotta, ma il marchio Challenger, e ci troviamo benissimo. Quest'anno appunto andremo a terminare questa flotta e inseriremo la flotta Sunlight a noleggio. Diamo un'anteprima. Nella parte accessoristica mi hai detto prima che in realtà troveremo anche le tende, è vero? Esatto. Nell'ampliamento futuro, nell'altra ala appunto del capannone, ci sarà tutta la parte di tende da campeggio. Due posti, quattro posti, avremo una vastissima scelta di tavoli, sedie, proprio per aiutare anche quell'aspetto di campeggio lì, quindi non camperista, ma chi va in tenda. Ok, nell'accessoristica, sopra ho visto un barbecue enorme, gigantesco, quello è un marchio non italiano, vero? Allora sì, siamo concessionari ufficiali Broil King, è una ditta canadese, di importazione proprio canadese. Avvi pazienza, sì. Andrea, ma devi sapere che quando uno è vicino ai 50, oltre ad essere sordo, non ha bene il concetto dei termini al di fuori della lingua italiana. Già c'è qualcuno che ha dei problemi nell'uso dell'H di avere, figuriamoci. Come si chiama esattamente, facendo lo spelling? Broil King. B-R-O-L-I-N-K-I-N-G. Ok. Intanto metteremo poi il link nel video, così certo. Sono in grado di trovarli. E qui ci sono sia quelli per uso domestico, quindi veramente seri, sia quello anche per il camper, esatto. Più pratico. Da cosa nasce questa vendita? Perché quando vado in campeggio, gli altri miei, diciamo, vicini di postazione di Piazzola fanno la bracciolata e devono fare i fumi a tutto il campeggio. Ah, come la pubblicità, puzza, 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 dove c'è lo gnomo. Esatto, allora io mi sono, diciamo, stufato, mi sono informato, ho trovato questa ditta eccezionale dove cuoce senza fare fumo. Si scatena un altro problema però, perché fa tantissimo profumo, quindi... la gente viene. Esatto, vengono a vedere cosa stai facendo, perché non vedono fumo ma sentono un profumo assurdo, cosa sta succedendo? Quindi potrebbe anche essere una soluzione per eliminare dei vicini indesiderati, ad esatto. Esempio. Ah, perfetto, senza fare particolarmente... Però non è anti-assembramento, perché ne arrivano di tutti. Ne arrivano un botto, va bene. Allora, io direi che non ti rubiamo ulteriore tempo, ci facciamo un giro, seguitemi, io rimango sempre qua dietro, ma vi porto in giro facendo un po' di foto. Grazie ancora, voi siete aperti tutti i giorni, tranne la domenica. Okay, e se sono amici di Cristiano si devono ricordare di dirlo? Assolutamente sì. Perché cos'è, gli arriva uno schiaffo, una sberla? Ci sono due schiaffi e una sberla, no? Ah, bene, interessante. No, verranno trattati in maniera diversa sicuramente. Appunto, due schiaffi e una sberla. D'accordo. Grazie a tutti e tu. Beh, insomma, prima bisogna salutare il boss, il vice.